Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, il delirio. Allora, premetto una cosa. Bonucci a me non è che stia simpaticissimo, soprattutto quando parla prima delle partite. Magari la partita che gioca è uno dei peggiori in campo. Mi viene in mente Roma, ad esempio, quando abbiamo perso 3-1. Comunque, detto questo, il delirio. Perché? Perché ieri Bonucci ha pubblicato una foto simbolica, simpatica, una foto di suo figlio Lorenzo in braccio a Belotti, e sì, e con scritto come se fosse suo figlio a scrivere: questa volta sì che mi sto divertendo, altro che la festa del scudetto di domenica della Juventus. Vabbè, dei commenti degli anti-juventini me ne sbatto le palle, sinceramente, tanto sono i soliti e sappiamo. Quello che a me ha dato fastidio, particolarmente fastidio, sono i commenti degli juventini. Ma non ti vergogni? Hai messo la maglia della Juventus a tuo figlio che è del Toro? Non ti vergogni di aver scritto questo? Non ti vergogni di averlo portato a un giocatore del Torino? Non ti vergogni di qua? Non ti vergogni di là? Io veramente sono rimasto scioccato dall'ignoranza, dalla stupidità, dalla stupidaggine, stupidità, come volete, dalla coglionaggine, da quello che volete. Allora, ve lo dice uno che è tifoso sfegatato della Juventus ai limiti dell'estremismo, ma queste cose qui io non le posso leggere, perché per una volta, allora, molti dicono: ma è stata costruita. Ok, va bene, posso essere anche d'accordo che è stata costruita per far passare un certo messaggio, ma il messaggio che vogliono far passare è brutto, è negativo. Per una cazzo di volta che vogliono far passare un messaggio positivo, che in questo caso può passare il messaggio, ad esempio: non ve ne deve fregare il cazzo di che squadra tifa vostro figlio, lo dovete sempre assecondare, nel senso che lo dovete sempre appoggiare, lo dovete sempre. È sempre vostro figlio. Ok? Questo è il messaggio che vuole passare. Ieri Bonucci ha portato Lorenzo, suo figlio, al suo idolo, che è Belotti. Cosa c'è di sbagliato? Cosa c'è di sbagliato? Poi vedete. Vedete veramente il calcio, lo sport, il tifo come una guerra? E ripeto, ve lo dice uno che è parecchio estremista molte volte per quanto riguarda il tifo Juventus. Però non posso leggere queste cose. Ma non ti vergogni di qua, ma non ti vergogni di là. Ragazzi, ma chi stupra, chi uccide, chi ruba deve vergognarsi, non chi porta il proprio figlio del Torino a salutare un proprio idolo. Anzi, grande chapeau sia Bonucci sia Belotti, che hanno voluto far passare un bel messaggio. E dopo, soprattutto 1, 2, 3 settimane, va bene, 3 settimane dal derby, pieno di polemiche pure quello. Cosa che con altri giocatori probabilmente non sarebbe neanche avvenuta una cosa del genere. Quindi chapeau anche a Belotti. E sono sicuro che, ad esempio, se un Totti, ad esempio, non so, avesse un figlio laziale, lo porta da Biglia, ad esempio, anche là scatenerebbero il putiferio. E questa è una cosa sbagliata. Perché loro devono essere liberi, i figli, anche dei giocatori, devono essere liberi di tifare il cazzo che vogliono. Bonucci è un giocatore della Juventus, non è tifoso della Juventus, tanto per farvi capire. Il tifoso juventino è Matteo, l'altro figlio, quello che è stato malato. Ma questo non deve fregarmene di chi tifa il figlio di Bonucci, il figlio di Dybala, il figlio di questo, il figlio dell'altro. Non deve assolutamente fregarmene. Devono essere liberi, com'è giusto che sia. Quindi io veramente sono stato scioccato dal comportamento di molti juventini. Crescete, cazzo, crescete. Perché il tifo è tifo, le guerre sono altre. Le guerre da fare sono ben altre. Le guerre da fare sono quelle che per la quarta volta non abbiamo votato il mandato, adesso che c'è Gentiloni. Le guerre da fare sono quelle che ti schiavizzano nel tuo paese. Le guerre da fare. Va bene, queste sono le guerre da fare, non per dei figli che tifano una squadra piuttosto che un'altra. Non esiste. Non esiste. Ragazzi, detto questo, io veramente non voglio neanche più continuare a commentare, perché sono veramente. Pensavo che, ok, si può essere d'accordo o non d'accordo, ma fermati. Che poi, essere d'accordo o non d'accordo, che cazzo ce ne frega a noi di quello che fa il figlio di Bonucci e Bonucci al di fuori? Se Bonucci poi ci fa vincere la Champions fra 8 giorni, speriamo,
Che cazzo te ne frega se il suo figlio tifa Torino o Juventus o Milan o Inter? Che cazzo te ne frega? A me basta che dia sputi sangue in campo. Per il resto, i suoi figli possono tifare quello che vogliono. Anche perché se ci attacchiamo anche a un bambino, ragazzi, allora veramente è il delirio totale. Tanto vale veramente chiudere il calcio perché ormai si è malati, non si è più tifosi, si è malati. Estremisti, anch'io sono estremista, ma non vado ad attaccare un bambino perché tifa Torino e suo padre perché lo porta dal proprio idolo. Anzi, ripeto, questo deve essere un messaggio bello perché Bonucci e Belotti sono due colleghi di due squadre avversarie della stessa città. E questo deve essere un messaggio bello. Invece si trova sempre il marcio perché anche ieri sera ho guardato una live dove si stava parlando di tutto fuorché di odio e la gente è arrivata là a rompere il cazzo con un altro YouTube. Vabbè, non voglio. Per incentivare l'odio, per incrementare l'odio, per insultare. Questo volete, perché voi, gli utenti YouTube e quelli che guardano la televisione, odiano l'odio, o anzi fanno finta di odiare l'odio, poi sono i primi a volerlo l'odio. Siete voi i primi a causare odio. Questa è la verità. Mi spiace che sia successo questo casino inutile, con Bonucci. Anzi, io ripeto, per quanto non mi piaccia molte volte, però ha la mia stima su questa cosa qui e ha la mia stima anche Belotti, assolutamente. E poi ripeto, Lorenzo, tifa quel cazzo che vuoi, non te ne deve fregare nulla, non te ne deve fregare. Se sei del Torino, l'importante è sempre coltivare la propria passione e il proprio tifo in qualsiasi momento, nel bene e nel male. E chi fa questo avrà sempre il mio rispetto, che sia juventino o non juventino. E l'importante è non creare e non essere appassionati al tifare contro le altre squadre, soprattutto contro una squadra in particolare, ma essere appassionati a tifare alla propria squadra, quello deve essere. Poi che si tifa un po' contro, un po' con uno o con l'altro, ci può anche stare per sfottere quant'altro, però quello che ad esempio stiamo vivendo, stiamo vedendo in questi giorni pre-Cardiff è anche là una cosa vergognosa. Però ripeto, Lorenzo, Matteo, voi potete tifare la squadra che volete, come tutti i bambini di questo mondo possono iniziare, anche se uno. Anche ad esempio mio nipote, se dovesse tifare Inter, Torino, Milan, non me ne frega un cazzo, rimane sempre mio nipote, che senso ha? Che discorsi sono? Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata e sempre fino alla fine, forza Juventus.